un appuntamento per festeggiare il decennale del Centro Studi Balelli e anche questo momento di confronto con Stefano Stranges per vedere il fotogiornalismo tra ieri e oggi come è cambiato e quali sono i punti invece che mettono in contatto Carlo Balelli con Stranges. Il Centro Studi compie 10 anni e proprio in occasione del decennale quale occasione migliore se non fare il punto sul fotogiornalismo ieri, il fotogiornalismo oggi, in questa prestigiosa sede dove è allestita la mostra Obiettivo sul fronte ancora per qualche tempo. Quali connessioni possiamo individuare tra la fotografia di Stefano Stranges e la fotografia di Carlo Balelli? Innanzitutto la profonda, totalizzante umanità che caratterizza le immagini di Stranges e di Balelli, ma anche partendo da punti diversi, quindi dal fatto che Carlo Balelli fosse un fotografo al servizio della terza e della quarta armata e quindi al servizio del Regio Esercito, e invece Stefano Stranges fosse un fotografo totalmente indipendente e quindi non rispondente a nessuno del suo lavoro, il trattino di unione appunto è l'indipendenza comunque di entrambi, la possibilità di cogliere con lo sguardo la documentazione, ciò che è importante, ciò che deve risaltare all'occhio e ciò che sarà tramandato in futuro. Che cosa augura al Centro Studi Balelli? 10 anni di attività, la figlia, il presidente ha detto, al di là dell'accostamento sul fil rouge dell'umanità, anche ha visto in Stefano Stranges come un Carlo Balelli portato ai giorni nostri per tanti aspetti nel suo modo di raccontare. Innanzitutto sono estremamente lusingato e soprattutto inizialmente ero stupito di questa chiamata all'evento, proprio perché Carlo Balelli è un fotografo storico che ha documentato con un valore sia intellettuale che estetico e umano una fase importante della storia del mondo, non solo dell'Italia, ed era uno dei pochi a farlo, quindi anche questa può essere una differenza, era uno dei pochi lui a poterlo fare e ad avere le capacità di farlo. L'essere chiamato in un confronto con una persona, con un personaggio come Carlo e quindi di conseguenza con la famiglia Balelli che ha portato, ha continuato a far vedere giustamente il lavoro di questo grande uomo che è stato Carlo Balelli, al di là del lato fotografico. È un'estrema responsabilità, quindi è stato importante per me riuscire a trovare, a raccontare delle similitudini e delle differenze con questo grande fotografo che è stato.